A Bologna ci sono diversi luoghi dove la gente dice di avvertire presenze o energie particolari. Sì, ed è soprattutto qui, sui colli, che si concentrano la maggior parte delle segnalazioni di esperienze di qualcosa che va oltre il tangibile. Ed è per questo che siamo venuti qui oggi all'eremo di Ranzano con tre esperti per saperne qualcosa di più. Piacere. Ciao Marino. Ciao Daniele. Buongiorno Matteo, piacere. Matteo. Marino. Piacere. Mattia, piacere. Daniele, piacere. A farci da guida è il perito biometrico Daniele Gullà. Ho conosciuto anche persone nel tempo, che adesso non vedo più, che abitano in alcune zone del centro dove hanno visto queste presenze. Il fatto che non ci sia una spiegazione non vuol dire che non esistano, semplicemente non bisogna rivedere alcune concezioni. Per rilevare queste presenze, il professor Gullà e il suo team usano speciali apparecchiature. Sono delle fotocamere che sono state da noi adattate per poter visualizzare alcune frequenze dello spettro elettromagnetico che non sono percepibili dall'occhio umano. In particolare, io e gli altri colleghi fotograferemo nell'infrarosso e nell'ultravioletto. Che obiettivo hai montato su questa macchina? Su questa macchina, che è adottata appunto, è stata modificata per evidenziare gli ultravioletti via un'ottica al quarzo. Il filtro low pass che c'è normalmente su un sensore, che andrebbe a tagliare le frequenze che noi normalmente invece andiamo ad evidenziare per andare a vedere cosa si presenta in quelle frequenze di luce, è stato rimosso e sopra vi è stato montato un altro filtro al quarzo. Io in esterno qualche tempo fa ho anche ripreso qualche cosa, una forma antropomorfa qui nel vialetto. Una forma di che tipo? Cioè, chi era? Cosa faceva? Chi era? Non lo so, perché non è un'immagine che io non ho mostrato a nessuno. Sembra una forma umana, la cosa più interessante è che l'altezza di questa persona, che si vede a mezzo busto, è abbastanza bassa, cioè le proporzioni del corpo rispetto al contesto fanno pensare che le gambe di questa persona in qualche modo sono inglobate nella struttura, nel terreno. Per il fotografo e sensitivo Marino Fantuzzi, la figura nella foto è un uomo del Medioevo nel giorno del suo matrimonio, in attesa della sua sposa. Ero qui perché si dovevano sposare questo giorno, in questo luogo, ha assorbito tutta la felicità di questo momento. Ci spostiamo poi nella chiesetta dell'Eremo, dove molti hanno avvertito strane sensazioni. Indubbiamente di là c'è un bel campo energetico, e addirittura là c'è un sovraccarico di energia, per quello che magari la gente può anche stare un filo male, perché difficilmente sopporta anche un'energia così ampia. Invece in quest'altro lato, verso la sinistra, verso la chiesa, lì c'è un'energia un pochino più negativa. Sicuramente c'è gente che ha sofferto in quell'angolo in maniera anche molto vistosa. Se ci mettiamo in mezzo percepite proprio due temperature diverse. Bisogna considerare che, essendo anche molto vecchia come struttura, ha assorbito nel corso di questi anni tutta l'energia della gente che è passata di qui. Andiamo verso la fonte di energia positiva, dove Fantuzzi vede qualcosa. C'è proprio un volume energetico positivo proprio che viene fuori da terra, proprio è luminosissimo, ha un colore stupendo. Tutta questa zona qui. Non l'avete visto? No, peccato. È passata una palla di luce da angolo a angolo, sopra la testa dell'affresco. Ci spostiamo poi verso la parte sinistra della chiesa. Qui c'è proprio la sofferenza, si vede gente tranquillamente in ginocchio, gente molto che piange, disperata. Cioè, qui proprio ce ne sono tanti, donne, soprattutto donne, madri, bambini. Che pregavano per i loro dolori. Sì, sì, sì. Varie offerte, venivano proprio offerte, cesti di pane, carne. Quindi questo era un posto molto frequentato. Sì, sì. Quindi ora voi svilupperete queste foto. Sì, abbiamo scattato quasi 500 fotografie. C'è tutta la fase dopo di post-elaborazione, cioè dobbiamo guardarle, dobbiamo vedere se c'è qualche cosa e verificare che ci siano, che i fotogrammi siano intonsi, senza nulla, o se c'è, come spesso accade quando siamo tutti e tre insieme, appunto, che
ci siano delle informazioni interessanti. In questa foto, scattata in ultravioletto, sul lato destro della chiesa, si intravede una figura a mezzo busto, ma per Goulat, autore della foto, in quel punto, al momento dello scatto, non c'era nessuno. Confrontando questa foto con una in banda visibile, si può anche notare un'anomalia. Il quadro dietro sembra avere in ultravioletto una cornice molto più grossa. In quest'altra foto, scattata invece da Marino Fantuzzi, si riconosce un volto umano con occhi e bocca che sembra quasi tridimensionale.